Buona giornata, bentrovati dalla redazione di Sette in Punto. Questa mattina abbiamo il piacere eh, di esordire in bellezza, possiamo dirlo, insomma, perché siamo con Elisaba Gordo che eh, è presentatrice, attrice, e non solo, fa anche un sacco di altre cose, poi ce le racconterà eh, durante questa eh, mezz'ora. E con Lorenza Busillo, si intuisce che è una Miss, insomma, da qualche dettaglio diciamo, Miss Venice Beach 2023, quindi una miss in carica, no? ci sono appena state le elezioni amministrative, invece tu sei ancora in carica eh, per un po'. Gli ospitiamo perché avremo il piacere poi noi come circuito eh, 7 Gold eh, nazionale di trasmettere questo che è un format eh, comunque vincente, perché Elisa non si parla eh, solo di eh, bellezza, ma di talenti. Tant'è vero che tu ci tieni a sottolineare, eh, insomma, che la definizione più corretta è eh, un reality: reality di eh, Miss Venice Beach. Esatto, è un progetto Miss Venice Beach che nasce nel 2011, quindi siamo arrivati alla quattordicesima edizione. Sulle più belle spiagge del Veneto, ovvero si parte da Jesolo, Bibione, Caorle, Sottomarina, Lido di Venezia, Rosolina Mare. Con finale poi non la spoileriamo ancora perché è tutto in preparazione. E dove ma le sempre ragazze, in zona, diciamo. sempre in zona, sì, sì, sempre nella provincia di, di Venezia, dove le ragazze ovviamente eh, già belle lo sono perché partecipano al concorso di Miss. Però di ragazze però belle ce ne sono tante. Ce no? ne sono tante. La differenza che fa Miss Venice Beach rispetto agli altri concorsi è che non è solo un concorso ma è un talent show, un reality show. Dove le ragazze esprimono loro stesse, esprimono i loro talenti, cosa gli piace fare. C'è cioè chi prepara un, uno show di un minuto sul palco ballando, cantando, recitando, oppure addirittura chi vuole intraprendere la carriera da fotografa, quindi porta delle foto, chi vuole fare la pittrice o la scultrice e porta delle sue opere realizzate. Quindi. È un modo per tutte le ragazze che partecipano di far valere quanto valgono, ma quanto valgono realmente. Realmente, sì, perché sennò no, eh, si tende eh, a banalizzare no? un po' l'aspetto esatto. estetico. Credo che siamo stati <coughs> proprio i primi, ancora nel 2011, supportati poi dalla provincia di Venezia e dalla regione Veneto, la quale ci ha dato il patrocinio da sempre, proprio perché andiamo a raccontare quella che è la bellezza in senso generico a 360 gradi, che racconta del territorio, quindi con delle eh, puntate di tra città e sapori, infatti il titolo esatto è proprio Miss Venice Beach tra città e sapori, cioè le Miss sono tra le città e i sapori, ovvero loro eh, anche con il reality fanno una scuola, che è questo proprio dedicato alla finale, eh, con degli insegnanti, dei professori, professionisti del settore dello spettacolo, ma anche di tutti i giorni, basta pensare alla postura, eh, basta pensare alla respirazione, all'addizione, quindi tutti dei piccoli insegnamenti che servono per creare poi quella che è una, una persona completa a 360 e poi, gradi. E penso serva anche nella vita, no? Perché spesso queste esatto. ragazze che sono bellissime, parlo anche poi dei, dei ragazzi. In realtà non si sentono mai così eh, all'altezza, eh, no? Possiamo, possiamo chiederlo, chiederlo a Lorenza, eh, guarda, eh, a Lorenza. senza saperlo Io sì, che ho due quindicenni a casa, quindi insomma, Sei conto... arrivata su un punto proprio, Beh, Lorenza ora lo, lo spiegherà. E... Lorenza Busillo, ricordiamo Miss Venice Beach 2023. Sì, eh, hai praticamente raccontato proprio la mia storia perché io inizialmente non ero molto pro, diciamo così, ma non per il concorso in sé, proprio per, per le sensazioni che ho di me stessa, pensavo di non essere adatta e eh, che non facesse al caso mio, invece poi sono stata... Tu come ti sentivi? Non ti sentivi bella? Non mi sentivo nei canoni, nei requisiti che solitamente pensavo un concorso, in un concorso. Ma perché? Avere... Perché voglio dire, che, che cosa è che scatta poi nella testa no? di una bella ragazza? Perché magari c'è sempre il confronto, perché questa vita è sempre molto esposta, Se tendiamo purtroppo... a far vedere le cose più belle piuttosto che magari quelle reali. Purtroppo ci si mette sempre un po' troppo a confronto con le altre persone e quindi poi soprattutto dal punto di vista magari fisico... Uh, almeno parlo per me, mi sento sempre un po' in difetto e, e invece poi è andata molto bene. <ride> Ma e, e come ci sei arrivata tu? <ride> e il... Questa volta il fidanzato non era geloso, ah, anzi, è stato lui a descriverla no, no. e a insistere perché partecipassi. Lui ci, ci lui, crede lui, lui ci crede molto e sa soprattutto quali sono i miei obiettivi e le mie passioni, quindi ha detto: Se non cominci, non, non arrivi. Eh, da qualche parte devi, devi lanciarti, devi iniziare. Per cui. O... Ma quindi ti ha iscritto lui? Sì, mi ha fatto iscrivere lui oh. e <ride> quindi non posso che ringraziarlo ovviamente. Facciamo anche il nome così magari anche come Riccardo. Te. Riccardo. <ride> allora grazie Riccardo, tu, tu sei diventata Miss Venice Beach, ma partiamo dall'inizio, no? Quindi lui ti convince ad iscriverti poi. E poi io ho fatto la mia prima tappa a Jesolo e è stata proprio la prima in assoluto ad aprire il concorso come lo sarà anche quest'anno. E sono arrivata prima, ho preso la, la prima fascia e poi successivamente abbiamo fatto il reality, e, insomma sono i giorni di formazione dove ci si conosce anche meglio tra, tra le mistre, le ragazze, si fanno un sacco di attività e poi abbiamo fatto la, la finale a settembre. Che mi ha portato ad essere la in carica Adesso ci credi un po' di più. Adesso ci credo un po' di più. <ride> secondo me non è convintissima. <ride> sì, no? <ride> no, secondo me ci crederà al 100% quando a settembre prossimo dovrà cedere. 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 La, cioè Non cede, perché questa corona e lo shelter. Quella del 2023 è tua, è questa sua. È, sì, è sua, un'opera d'arte realizzata in vetro di Murano con foglia oro. Eh, le Ringrazio il nostro maestro vetraio eh, Gabriele Urban, che ormai da parecchi anni ci realizza queste opere d'arte. Ma quello resta, lei, resta quello... a lei Resta a lei, lui ha realizzato. Quindi ha realizzato un nuovo scettro e abbiamo fatto quest'anno anche una nuova, una nuova corona con Murina Murano, con tutte le perle di Murano, insomma, molto molto particolare. Che cosa eh, ti ha insegnato no, personalmente questa esperienza? Al di là dell'aspetto, magari di acquisire un po' di, eh, di consapevolezza, magari di sicurezza. Di, mi ha insegnato sicuramente a mettermi in gioco in diversi fronti, perché noi lavoriamo con tutti i partner eh, che fanno parte, insomma... Ma de... Tipo raccontaci, cosa hai fatto? Ehm, ho lavorato come hostess in diverse, in diverse situazioni. Sì, ho... nelle fiere internazionali del food. Quindi, cioè, diciamo che spaziano eh, dal, eh, dal food alle attività, alle aziende, quindi non solo lo shooting di moda con l'abbigliamento piuttosto che certo. il costume, ma si trovano in situazioni dove devono comunque gestire anche loro determinate attività, quindi gestire lo stand di un'azienda a livello del food nelle fiere internazionali oppure la cosa Io... che le piace di più i palchi con <ride> sì, Radio Wow lavoriamo cioè. con le radio quindi sì, anche fare animazioni, intrattenimento con le radio oppure l'opportunità di essere comunque in televisione e ho avuto anche la fortuna di essere volto pubblicitario di, eh sì, di un'azienda un un molto anche, di 7 gol. Ma questo poi il tuo fidanzato comunque poi non ha. Cioè, magari vedere forse aveva un'idea iniziale, poi vederti. No, no. no è sempre comunque. No. Siamo comunque nello e stesso tempo. Siete ancora fidanzati in un, mo in un mondo no? un po' particolare entrambi, quindi. Ok, va bene. <ride> e tra l'altro, voglio dire, voi avete una eh, diciamo una un guru, insomma, una. una, guru. una guru. <ride> Perché tu arrivi dall'esperienza Miss Italia? Sì, io ho fatto Miss Italia nel 2002, ho vinto una fascia, una delle più importanti al momento, e quindi ho lavorato poi tutto l'anno eh, con loro. Ho iniziato poi anche un percorso su Rai 1, Rai 2 come presentatrice, Showgirl, sono passata poi a Sky. E le, le ultime esperienze, insomma, su Mediaset, sulle reti Finives, quindi con Mela Verde piuttosto che il Meteo e altri programmi. Ecco, diciamo che e se segui la strada giusta, poi riesci ad avere anche grandi soddisfazioni. E partendo da questa mia esperienza, ho cercato di eh, trasmettere a tutte le ragazze che partecipano al concorso che non basta essere solo belle, brave e, e zitte, quindi fa avere una figurina, un bigliettino di presentazione, ma bisogna lavorare dietro. E, allora, possiamo dire importante. che insomma, quella che hai creato è un po' una specie di academy? Esatto, è un'academy, eh, è una scuola per le miss, eh, noi la chiamiamo così, dove le ragazze ovviamente eh, non è che possono laurearsi, ma iniziano a fare un percorso eh, costruttivo e istruttivo non solo durante il reality con i professori, ma anche durante tutto l'anno. Perché non solo lei, ovviamente lei forse è quella che lavora di più perché essendo. La, la vincitrice del contest è quella che lavora con tutti i partner, ma poi ogni partner ha modo di scegliere la propria testimonial che lavorerà con loro durante tutto l'anno. Quindi hanno, come dicevamo prima, hanno la possibilità di eh, provare diverse sfaccettature di lavoro, capire quali e cosa gli piace di più e prendere la strada che, che le rappresenta. Tu ti immaginavi insomma, che sarebbe cambiata la tua vita in questo modo? Beh, nel momento in cui ho intrapreso il percorso, sicuramente ne ho preso atto, però mh, sono proprio contenta di, di essermi messa in gioco perché si lavora davvero in tutti i fronti, molto diversi tra di loro, e c'è sempre da imparare, quindi sono contenta di, di averlo fatto. Le raccomandazioni di casa, perché insomma al di là del fidanzato, no? magari vedere una figlia di 22 anni, quando, che avevi all'epoca di che comunque comincia, immagino, anche a viaggiare di più per lavoro, a essere più eh, fuori casa, perché tu poi aiuti no, anche la tua famiglia nel... Sì, sì, io lavoro gestione. al ristorante di mio papà nel weekend, e, ma i miei genitori mi sostengono, sono dell'idea che finché viene fatto tutto con la testa sulle spalle, tutto si può fare. E quindi sono contenti per me, mi sostengono, mi seguono anche molto dove possono. Perché insomma, ci, tengono, ci tengono e mi supportano. Ma poi se ti vedono felice, no? È sempre quello Pensai che quest'anno le abbiamo fatto fare anche l'inviata, perché con il programma, proprio Tra Città e Sapori, siamo andate alla scoperta, sempre in un modo giovane e simpatico, delle località balneari che ci ospitano. Per il programma, che saranno le puntate che vedremo qui in Sette Goglia, a salvo del diciamo, sì, dal 14 di, di luglio, quindi ogni domenica alle all'1.30 ci sarà proprio il nostro programma, il nostro format tra Città e Sapori Miss Venice Beach dove si vedrà innanzitutto la parte eh, dedicata all'arte, la storia e la cultura dove io e Lorenza presentiamo in giro per le località balneari la città stessa, cosa si può vedere, i detti, cosa si può fare in modo curioso e carino. E, e la seconda parte è dedicata proprio alla tappa che è stata fatta nella località, ad esempio in questo caso Quante di tappe saranno? Sono sei tappe più la finale. Eh, alla finale abbiamo detto insomma che sì. aspettiamo: a aspettiamo, spoiler non spoileriamo tutto, sennò <ride> poi non ci seguono più, <ride> invece <ride> devono seguirci ogni settimana. <ride> diciamo che ci sono anche i canali social. Sì, esatto. Abbiamo beh, il nostro nome Miss Venice Beach sia per Instagram, sia per Facebook, sia per TikTok, dove in ogni. Giornata a iniziare dalla settimana prossima presentiamo non solo tutte le concorrenti, ma anche eh, perché non l'abbiamo detto, apro una parentesi: oltre alle concorrenti Miss nel reality di Miss Venice Beach ci sono anche due sfide: la sfida dei fotografi, ovvero allo scatto migliore. Tutti i fotografi eh, faranno delle foto della serata e poi ne sceglieranno una soltanto, che secondo loro è quella più rappresentativa. E verrà messa al voto del pubblico giudice sovrano il fotografo che. Tra tutte le tappe acquista più, più punti, più like, mettiamola così: vince e diventerà il nostro fotografo ufficiale. E poi abbiamo ideato da quattro anni: questa è la quarta edizione con la partnership della radio. Ehm, un talent cantanti, ovvero dei cantanti, cantautori che scrivono i propri brani le proprie musiche, hanno la possibilità di esprimersi sul palco con il loro inedito, quindi di dar voce al proprio talento certo. e anche lì un, ci sarà un giurato. Dedicato alla, alla musica, ne passa uno e tra i sei finalisti sulla radio poi passerà la canzone. Il brano più ascoltato vince. Allora, tornando alle ragazze, no? il primo giugno è iniziata ufficialmente sì. questa quattordicesima stagione con che modalità poi spiegami invece cosa succede allora adesso. è iniziata con noi abbiamo un sito internet dove missvenicebeach.net si possono andare a vedere tutte le cose che noi facciamo e, e essere aggiornati tappa su tappa e tutte le ragazze e i concorrenti si iscrivono proprio tramite questo portale adesso sono, ci sono ancora le iscrizioni o non sono tutte? no no sono tutte sono sempre aperte ah, sono, sono aperte, aperte fino all'ultima okay, tappa è importante tappa. dirlo perché le iscrizioni sono aperte ci sono dei limiti non so le età, dai 15 tutto. che devono essere compiuti entro la finale quindi entro settembre Okay. Fino ai 28 anni okay. eh, possono partecipare anche le mamme, possono, cioè non ci sono proprio limiti, di, di, solo l'età. Okay. Ecco. E le ragazze si iscrivono, sono pubblicate live, quindi con la loro descrizione raccontandosi e hanno la possibilità di essere votate anche, perché coloro che non passano la selezione, quindi durante possono venire ripescate? Possono ehm. venire una soltanto che sarà la Miss Gazzettino. Ah, ok, ecco. perché avete una partnership. Abbiamo una con... partnership anche con il Gazzettino che condividerà in diretta tutte le nostre serate. E, e poi ci segue anche sul discorso del, diciamo, della votazione per dare la possibilità ad una ragazza di partecipare direttamente alla finale. Quindi ad ogni tappa eh, quante miss? In ogni tappa ci sono 15 miss, sempre diverse, quindi anche per loro, come sarà sempre diversa la giuria che le vota, eh, c'è la possibilità di davvero sentirsi unica. Quindi uniche. scusami per capire, lei ha fatto la prima tappa e poi... Basta. Basta! È passata direttamente finale. in finale. Okay. Esatto, esatto. E questo per dare più spazio a più miss, anche perché l'anno scorso siamo arrivati a oltre 200 iscritte, quindi non tutte parteciperanno, viene fatta una preselezione durante le iscrizioni, la selezione stessa nella spiaggia: Jesolo, Caorle, Bibbione, Sottomarina. Le ragazze che passano, che quindi che prendono una fascia di un partner, hanno la, la, la facoltà di andare direttamente in finale. Volevo chiederti, voi trovate che, mh, mh, prima parlavamo anche un po' di esposizione, no? trovate uh -huh. che ci sia eh, comunque un'educazione, oppure siamo ancora un po' lontani, mi spiego, nel senso uh -huh. che poi eh, mostrarsi, no? Eh, perché forse anche quello è un po' il timore, forse una volta si, faceva, eh, si partecipava a una selezione che rimaneva, come dire, no? tra te e chi ti sceglieva, ti uh -huh. eh, giudicava. Adesso questi ragazzi, queste ragazze invece hanno probabilmente un po', un po il gi giudizio immediato e spesso anche, voglio dire, cattivo inutile e eh, in più. Questo eh, lo riscontrate? Allora, ehm, dal punto di vista organizzativo sì, posso darti diciamo due risposte, mm. sia eh, dal fatto che anch'io stessa ho partecipato, quindi so cosa si prova certo. ad essere su quel palco e cosa si prova ogni giorno a salire su un palco Chiaro. e a parlare, a presentare di fronte a una platea di migliaia di persone che vengono a vederci e dall'altra parte anche dietro nelle quinte quindi organizzando e sentendo le paure e i timori certo. delle concorrenti. Allora, credo che sia importante fare un concorso una volta quando ho iniziato dicevo, secondo me fare il concorso di miss è come fare il militare per i ragazzi, perché è un po' una sfida, è una prova per mettersi in gioco certo. e per guadagnare sicurezza in se stessi. Salire sul palco, eh, forse tanti lo possono trovare banale. Ma non è così semplice perché vorrei sfidare chiunque a salire su un palco, da so sentirsi nudo perché anche se certo. sei vestito sei un po' eh, senza forza. Se ti esponi, non no? Esatto. Al, al giudizio, al pubblico che può dire sì, mi piace, no, non mi piace. Quindi tu hai già una forza in più del dire il coraggio, caspita, vado. E questo è d'aiuto a tantissime ragazze che soffrono anche di attacchi di panico, cioè cercano, grazie anche al nostro piccolo aiuto e sostegno, di eh, darsi forza, coraggio e dire posso farcela. Ecco, a te Lorenzo volevo chiedere, il fatto che comunque i social no, siano così diciamo, mh, pregnanti, così io direi, presenti nella nostra vita, nel momento in cui uno comunque si espone, no? E poi e banalmente magari ci può essere chi fraintende o chi è semplicemente lì per, insomma, per esprimere giudizi non richiesti. Questo può frenare <coughs> magari la voglia di eh, mettersi in gioco, a parte che succede anche normalmente tutti i giorni, sì. no? qualsiasi cosa tu dica o qualsiasi foto tu posti. Comunque. Basta andare anche al supermercato per essere giudicati. Quindi. Certo. <ride> quindi sì, penso che sia una cosa che possa frenare mm. diverse persone, ma io... Mm, più che il giudizio altrui era un po' il giudizio che avevo su me stessa. Quindi era che quello mi che frenava. Ti, sì. insomma, ti frenava di più. Sì, sì, sì. poi lo, lo superi o comunque mh, impari o a conviverci o pian piano a superarlo perché ancora totalmente non, magari in determinate situazioni ho ancora un po' di timore però sto imparando almeno a… A mettermi in gioco, a provare. Qual è a... la cosa che ti ha stupito di più di te stessa? Che, che magari hai detto, oh, sono riuscita a fare questa cosa, magari non so, un anno fa, sei mesi fa, non l'avrei mai detto. Beh, sicuramente essere qua, <ride> non l'avrei mai detto. Par parlare di fronte a tante persone, a alla telecamera, alla telecamera <ride> che è molto mia nemica. E... Diciamo che sto crescendo sotto ogni punto di vista. Ma tu poi cosa vorrai fare? Mi piacerebbe diventare una fotomodella, oltre a portare avanti comunque un percorso un po' più eh, possiamo dire così accademico. E... Perché tu studi anche, no? Sì, per io studio lingue per il commercio internazionale. Mi piacerebbe entrare in un'agenzia di comunicazione e magari gestire appunto i social di cui parlavamo prima. E, sì, l'ambito comunicazione di, di un'azienda o di un, di un certo, singolo. insomma poi comunque la bellezza non prescinde no, dalla <ride> comunicazione. E che cosa possiamo dire a queste ragazze che abbiamo sentito possono comunque candidarsi? No? Lo chiedo a te e poi anche a te nel senso... Vai, facciamo, sentiamo Lorenza, un consiglio che vorresti dare? Eh, quello che ho vissuto io, è ovvero di lanciarsi, non avere paura perché da perdere non, non sia nulla, Potete solo guadagnarci, guadagnarci sia a livello personale che come, proprio come persone, quindi personalità, sensibilità, emozioni, sia a livello ehm, professionale. Quindi provateci. Provateci. E a quelle che magari pensano di essere, non so, le più brutte, le più. Mh, insomma, mm, che si sentono. Di non mettersi in, a paragone con nessuno, perché appunto io, io in primis l'ho fatto e non, non ha senso perché non. Um, una domanda che ci è stata fatta anche in Camerino lo scorso anno è, c'è competizione tra di voi? Mentre molte ragazze hanno risposto di sì, io non, non la vedo proprio così, perché c'è una giuria che come ha detto Elisa è diversa ogni volta, cambia, sono persone diverse con dei gusti soggettivi, dei gusti personali, per cui se non sei piaciuta, diciamo così, ad una persona non vuol dire che tu non valga, perché magari a tutte le altre eh, potresti piacere. Pot anche perché, voglio dire, no, c'è un'omologazione della bellezza, basta aprire appunto i social che... Sì, Cioè proprio... il bello, voglio dire, diciamo standardizzato, magari passato dalle mani di un po' di chirurghi o comunque eh, photoshopato o esatto. così, cioè lì voglio, voglio dire loro sono... Loro sono filtri, nude no? e crude, nel senso come, come si vedono, come, come si presentano sul palco. Questo è quello che fa proprio Miss Venice Beach, cercare di eh, non seguire lo standard della bellezza ma di seguire la personalità. Cioè la Miss Venice Beach deve essere una ragazza... Eh, è banale dirlo della porta accanto, ma della porta accanto che sappia comunque parlare con il pubblico, che abbia una certa eleganza, che abbia una certa postura, che abbia un'educazione, cosa che forse ultimamente sta un po' scemando nelle nuove generazioni. E, e quindi cerchiamo di vedere una bellezza che va oltre. Alla, alla cartolina, quindi all'aspetto esteriore, tutte le ragazze sono belle, quello certo. che dico io dietro le quinte, e tutte hanno una loro particolarità e un loro asso nella manica: il punto di forza, chiamiamolo come si vuole. Ed è su quello che devono puntare perché lo si vede proprio. E questo lo dico proprio apertamente, le schede giuria sono pubbliche, quindi una volta che hanno votato noi le mettiamo lì a disposizione nel, dietro le quinte, nel backstage, e lì si vede proprio come in base all'uscita, quindi alla sfilata che stanno facendo, i giudici cambiano di voto, perché magari una eh, può essere più bella eh, nella sfilata di moda e un'altra invece ha un talento superiore, quindi si vede come anche i voti cambiano. Poi del resto no, le, le supermodelle, quelle famose degli anni Ottanta, erano... Tutte davvero molto particolari. Esatto. Cioè, belle, ma c'erano questi stilisti, sono diventate delle icone proprio perché erano molto, molto particolari. <ride> Abbiamo ancora 4-5 minuti. Sì. A proposito appunto delle bellezze invece del Veneto, no? Oltre che alle bellezze venete, ehm, ci sarà anche, cioè parlerete anche delle, de, de, di cibo. Di... Sì esatto, allora abbiamo insomma questo è il programma di Tra città e sapori, include eh, il, un viaggio all'interno delle città, quindi dove raccontiamo la storia, l'arte e la cultura e poi anche delle ricette, quelle eh, in primis le gestisco io, eh, quindi sono nella mia cucina, non sono una chef, sono una cuoca che ama cucinare per gli amici e per mio marito. Eh, questo lo devo grazie al programma di Mela Verde che ho condotto per tre anni su Rete 4, eh, che mi ha per, mh, permesso di amare ancora di più la mia bella Italia con tutti i prodotti, eh, diciamo, eccellenza del territorio. E questo abbiamo fatto anche in questo Cooking with Elisa, cioè cucina con me. In ogni giornata presento dei piatti legati alla tradizione veneta e non solo eh, con le aziende leader del territorio. E quindi anche in quel caso lì, poi viene messa: verrà, ci saranno in onda sul format ogni domenica alle 13.30 qui in nazionale su 7 Gold eh, di queste ricette. Ma anche poi le divulghiamo nei social, nella web radio TV, insomma, nella rubrica che, eh, sarà, che partirà nella prossima settimana proprio anche sul sito del Gazzettino. Quindi tutti ci possono eh, seguire, anche coloro che hanno qualche dubbio di non essere bravi in cucina. Le ricette sono davvero semplici facili se sono possiamo, riuscita a fare io, farcela le potete fare anche voi <ride> senti lei prima diceva no ci hanno chiesto se c'è competizione allora no, non è che la competizione sia sempre dannosa no? no però tu una la sana sei... competizione poi spesso eh, la <coughs> questa generazione no a questa generazione è richiesta la performance non parlo solo di questo ma anche a scuola piuttosto che nello sport eccetera tu che le vedi insomma ormai da qualche anno come pensi che... Allora cioè, la, la competizione c'è sempre perché eh, lo si vede a scuola lo si vede nelle gare sportive cioè uno fa un qualcosa sia perché gli piace perché ha la passione ma anche perché vuole raggiungere dei risultati quindi la competizione è per arrivare al mio obiettivo io credo che gli obiettivi nella vita siano fondamentali, quando qualcuno si prefigge un obiettivo, un target da raggiungere eh, deve dare il massimo e quindi dando il massimo è ovvio che entra in competizione con le altre ragazze, ma è una competizione sana, io dico sempre anche tra di voi, aiutatevi, se una ha un punto forte e l'altra magari non è in grado, aiutatevi, cercate di eh, in sinergia assieme di crescere di farci eh, hai, fatto sì, sì, hai sì. delle amiche ho fatto amicizia quasi con tutte in realtà già da Jesolo già dalla prima tappa <ride> è una <ride> ciacolona parlava ah. con tutti sì. eh, e poi ha paura di parlare davanti alla telecamera che invece è molto brava ma no, insomma perché per questo discorso sì. un po' dell'ansia sì, sì. senti la bellezza che cos'è per te Beh, la bellezza è un insieme di cose non, non saprei definirlo con, con un solo termine perché va, va oltre l'estetica, forse la si trova più nella personalità perché, se una persona è pura e arri, arriva, se riesce ad arrivare alla gente, secondo me è sì. bella. Elisa, chiedo anche a te, sì, concordo, tu. però diciamo che la bellezza di ognuno è. Anche tu sei interiore. partita dalla bellezza, no? Poi sì. sei diventata in qualche modo un'imprenditrice, in qualche modo anche <ride> della stessa, bellezza, de, della stella. bellezza stessa, sì. Però il messaggio che dico sempre è: eh, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E sei tu che entrando in una stanza con la tua, il tuo carisma, il tuo charm, eh, riesci ad attirare l'attenzione, quindi avere la bellezza, un po' avere anche la possibilità e di eh, carpire l'attenzione al tuo e questo è quello che faccio io sul palco, io cerco di in ogni situazione, in tutte le varie svariate presentazioni che faccio, che vanno da, dalla moda al food, alle aziende e via dicendo, io cerco di mettermi in sinergia con il prodotto che sto presentando, renderlo al meglio possibile. quindi la bellezza c'è cioè in tutto quello che, certo. che si fa e arrivare alla gente. Questo per me è il significato della bellezza, arrivare a chi ci sta di fronte. Immagino che poi questo sia ehm, insomma, un, un programma, un format che richiede molto tempo: no? non è che adesso vai sì. in onda, ma insomma ci saranno mesi. Di... Allora a settembre, quando finiamo la finale, metto la corona in testa alla nuova Miss e dico: Ok, abbiamo finito. Poi conto fino a tre e dico no caspita dobbiamo riniziare per la nuova stagione. Due giorni sono passati. Due giorni sì, <ride> sì, sì eh, comunque poi anche lei ha iniziato subito a lavorare, eravamo a Porto Gruaro per una, la manifestazione della gara delle Batee, che è una, una gara istituzionale che c'è da tanti anni con la Voga La Veneta, quindi davvero riescono a spaziare in, eh, in tantissimi eventi, in tantissime eh, di, diciamo, categorie di, di lavoro. Bene, e allora noi avremo l'opportunità di vederle, queste ragazze, intanto insomma in bocca al lupo a chi, anche a te perché comunque insomma, hai iniziato allora, il tuo percorso, e poi a chi sarà nominato. <coughs> Se ribadiamo sì. gli orari eccetera così. Allora in tutte le tappe, vabbè, vi lascio il sito internet www.missvenicebeach.net. Potete andare lì a vedere, ci sono già tutte le locandine degli eventi di quando e dove siamo. Quindi, tutte le serate iniziano con il villaggio delle Miss con l'esposizione e la promozione delle aziende partner eh, già verso l'ora dell'aperitivo, quindi verso le sei e mezza. Dopodiché, la serata nel vivo entra alle 9 con lo show cooking live sul palco, la sfilata delle Miss, i talenti, la sfida fotografica, il contest cantanti e si celebra entro la mezzanotte, quindi verso le 23.45, con le lezioni della Miss della tappa e le altre quattro finaliste. Quindi. E poi noi lo vediamo da noi. Lo vediamo qui <ride> su 7 Gold in nazionale ogni domenica alle 13.30 ma non preoccupatevi che se lo perdete saremo anche in replica <ride> sempre su 7 Gold. <ride> Bene, allora grazie a Elisaba Gordo e a Lorenza Gusillo e noi vi invitiamo naturalmente a, a vedere eh, Mr. Venice Beach vedremo anche la tua, diciamo... Mh, quella che ti succederà ecco <ride> grazie davvero per essere state con noi grazie a voi per averci seguito noi torniamo poi anche con gli appuntamenti dedicati eh, alla cronaca ovviamente voi rimanete come sempre se potete su 7Gold una buona giornata e a più tardi